particolare, tre punti fondamentali a una corsa alla Champions che continua. Sì, veramente sono tre punti che valgono doppio, valgono quasi sei, perché quello che abbiamo vivuto questi tre giorni è stato veramente strano, è stato veramente a livello soprattutto mentale, psicologico, anche se uno può dire che noi eravamo concentrati a questa partita, è vero. La incertidumbre, non so se si dice così, di sapere cosa succederà con il mister è stato veramente difficile. Per quello è una partita molto, molto particolare che dovevamo vincere, e per quello nel secondo tempo forse la squadra era molto, molto stanca anche a livello psicologico, però alla fine abbiamo tirato fuori l'orgoglio. Questa partita era importante per vincere e ce l'abbiamo fatta, no? Possiamo dire che la Lazio è con il mister Rey, è stata una risposta sul campo, secondo te? La Lazio è, io lo dicevo prima, è il nostro mister, è sicuro, ma io gioco per me, gioco per la squadra, gioco per la Lazio, per la squadra che mi paga, che mi rappresenta. Io non ho visto mai un giocatore che non esca al campo a vincere, è ridicolo non giocare per vincere. Abbiamo vinto, veramente siamo contenti anche a livello gruppale, perché ci sono giocatori che non giocavano da tempo, come io, come Garrido, come tanti giocatori che veramente si fa molto difficile giocare quando uno non gioca da tempo, e quello alla fine è l'importante. Veramente, se abbiamo vinto giustamente o no, non lo so. Questo è il calcio molto difficile, molto competitivo. Tre punti per noi e basta. Per questo terzo posto continua il testa a testa con l'Udinese, emozionante. La Lazio domenica è il derby, nel quale parte sette punti avanti rispetto alla Roma. Non dobbiamo guardare diciamo la classifica a livello di dove possiamo finire, perché ti posso dire anche che il Milan sta a 6 punti, è il primo anche con il gol average a favore nostro, quindi sono una partita di quasi 2 immensa, possiamo vedere anche quello. È vero che dietro puoi vedere che c'è il Napoli che viene velocissimo, che gioca benissimo, si può vedere anche quello. Per quello a livello di classifica non dobbiamo vedere quello, dobbiamo giocare. Domenica c'è il derby, una partita importantissima, cercare di fare il meglio, di vincere e continuare così. Questa squadra può fare di tutto, può fare come ha fatto Palermo purtroppo, una partita che si è persa, però di solito non è facile vincere questa squadra, è quello che si sta visto. Come l'avete vissuta voi questa settimana a livello anche psicologico, e cosa vi aspettate anche dalle prossime? Oh, penso che è chiuso, no? Perché aspettare che cosa? No, te lo chiedo, magari tema, per sapere, il mister ha parlato con voi? No, ho parlato, no. No, dopo la partita no, penso che questo è chiuso, diciamo, il mister continuerà, no? Non penso che sia più novità, sennò già sarebbe una roba molto, molto strana. Questi tre giorni è stato veramente stranissimo. Io a Madrid non c'ero, quindi non posso dire veramente, però io che mi sono allenato, eravamo in tre allenandomi mercoledì, giovedì, venerdì, era molto, molto strano sapere cosa alla fine succederà, molto strano veramente. Hai fatto una buona prestazione. Sì, al di là di due un errore all'ultimo che mi ha dato la luce dello stadio, ho perso un po' lì la idea della luce, se l'ha dato quasi nel petto a, come si chiama, Vargas. E dopo una lì che ha rimbalzato male, l'ha lasciato lì, meno male che quando la fortuna sta del nostro fianco, capito? Le volte se la dà, rimane il piede all'altro e fa gol. Però sono contento soprattutto perché non è facile giocare ogni tanto come sto giocando io. E soprattutto queste partite che mi tocca giocare non sono nessuna facile. E quello per me a livello individuale sono molto, molto contento.